Ciao bambini, come state? Oggi facciamo insieme delle focaccine morbide. Vi spiego come fare. 400 g di farina, meglio se ne avete 200 g farina 00 e 200 g farina Manitoba. 10 g di lievito di birra, va bene anche quello in polvere, 125 ml di latte tiepido, 125 ml di acqua tiepida, 50 g di olio, un cucchiaino di sale e un cucchiaino di zucchero. Partiamo! Ho versato il lievito di birra nell'acqua tiepida. Insieme mettiamo un cucchiaio di zucchero. Questo ci permetterà di far sciogliere il lievito meglio. A questo punto versiamo la nostra ciotola con acqua e lievito all'interno della farina. Versiamo 125 ml di latte tiepido nella farina e iniziamo a mescolare. Possiamo aiutarci nella prima parte con una forchetta, così le mani non si sporcheranno troppo. Iniziamo a mescolare. Aggiungiamo i nostri 50 g di olio extravergine di oliva. Continuiamo a mescolare. Mezzo cucchiaio di sale. Non esageriamo perché non fa bene. E continuiamo a mescolare il nostro impasto. Quando avrà raggiunto una consistenza simile a questa, lo versiamo sul piano di lavoro con un po' di farina così non si appiccica troppo. Un po' di farina anche sulle nostre mani. Continuiamo a impastare. Continuiamo a impastare bene il nostro impasto. Ecco fatto, vedete? Una bella pallina di pasta. Ora prendiamo una ciotola, posizioniamo la nostra palla di pasta all'interno della ciotola, lo copriamo con un po' di carta pellicola trasparente, così, non troppo stretto perché il nostro pane dovrebbe lievitare. E quindi aumentando di volume poi deve poter avere spazio nella pellicola. Così. E lo lasciamo riposare per 40 minuti. Eccoci qui bambini. Dopo 40 minuti il nostro impasto è lievitato. Togliamo la pellicola. E facciamolo cadere sul nostro piano di lavoro. Ecco il nostro impasto. Ora dobbiamo stenderlo.
potete farlo a mano oppure potete aiutarvi con un mattarello. L'impasto dovrà essere steso con un'altezza circa di mezzo centimetro. Adesso la raccogliamo la tua farina, Margherita. A questo punto ci aiutiamo con un coppapasta oppure con una ciotola e faremo dei dischi. Non potete fare un disco? Di questa forma, così. E li posizioniamo sulla carta forno sopra una teglia. Reimpastate quello che avanza perché non buttiamo via nulla e lo ristendiamo. Questo che avanza lo impastiamo e facciamo una focaccina. E questa avrà una forma un po' più strana. Disponiamoli bene sulla carta forno. Ecco qua. Adesso li lasciamo riposare, coperti da uno strofinaccio, per un'ora e mezza, perché devono raddoppiare la loro altezza. E poi ci rivediamo qui. Ciao bimbi! Ed eccoci qui, dopo un'ora vediamo come sono lievitate le nostre focaccine. Olè! Sono diventate enormi. Adesso dobbiamo fare dei forellini all'interno delle nostre focaccine. Anch'io! Ci aiutiamo con un mestolo. Anch'io. Adesso ti presto il mio, Maggie. E nella nostra focaccione. Sì. Ora possiamo o lasciarle lisce come queste e quindi poi farcirle. Oppure possiamo metterci sopra qualcosa di sfizioso. Nel nostro caso abbiamo qui dei wurstel, perché la margherita è molto golosa. Pestiamo, li schiacciamo un po' dentro così rimangono. Oppure delle olive.
Ed ecco qui le nostre focaccine. Se volete potete mettere un filo d'olio, qualche granello di sale, qualche erbetta, oppure possiamo infornarle semplicemente così. Le prendiamo, le mettiamo nel forno, 180 gradi per 20-25 minuti. Forno ben caldo, mi raccomando. Controllate ogni 10 minuti per vedere il grado di cottura. Ci vediamo quando sono pronte. Ed ecco qui le nostre focaccine appena sfornate. Super morbide e soffici. E come vedete possiamo anche farcirle per fare un bel panino come merenda. Ciao bambini, buon appetito! Un bacio!